Ed eccoci qui pronti a raccontare un'altra piacevolissima testimonianza legata al mondo della musica con veramente un grande artista che rappresenta anche la sua cover che adesso andremo a presentare, perché quando c'è passione, quando c'è talento e soprattutto quando c'è la voglia anche di divertirsi e non solo nel manifestare ciò che c'è dentro, esce poi alla fine qualcosa di straordinario, che è lo stesso che avrà modo di raccontarci il nostro amico Calogero, che va a rappresentare appunto la cover dei Stadio. Ciao Calogero, come stai? Ciao Antonio, grazie intanto per l'accoglienza, grazie per l'invito. Io sto benissimo, si lavora per quello che Certo. consente il nostro caro buon virus, ci godiamo la vita e si tira avanti. Assolutamente sì. Ecco, così abbiamo il piacere anche di scoprire insieme a te, no, come nasce questa grande vocazione, questa passione. Infatti è da lì che io inizierei, Calogero. Cioè, intanto partiamo proprio dal punto di partenza. Come nasce la passione per la musica? Nasce tantissimissimi anni fa, ero ancora un bambino in fasce, l'autoradio in macchina sempre accesa con tutti i successi, le hit del momento. Poi è subentrato mio zio, ahimè adesso non c'è più, ma con la sua chitarra conosceva solo il giro di do, ma riuscivamo a suonare qualsiasi cosa. Quindi ho ancora questo ricordo, ospite di mio zio in Calabria, che uscivamo la sera praticamente fuori davanti casa e i suoi vicini li registravano perché avevano questo di 3 anni che già cantava le nostre canzoni tipiche, dal nome si è capito, sono siciliano, quindi cantavo Vidi che danno che faceva la luce, la canzone tipica siciliana. A 3 anni avevo da pochissimo imparato a parlare, poi da quel momento non mi sono più fermato, come hai ben capito. Bene, bene. Ecco, dopodiché la scelta sugli Stadio. Oltre poi mi auguro di avere anche il piacere di poter intonare insieme a te, no, anche qualche brano che vada a ricordare la grandezza anche degli artisti che tu rappresenti. Ecco, perché proprio gli Stadio? È un po' casuale. Io gli Stadio li adoro, come adoro anche il grandissimo Lucio Dalla, che è quello che li ha scoperti e li ha resi famosi, li ha resi quelli che sono oggi. Loro non hanno mai rinnegato questa cosa e la ripetono continuamente. La mia voce a un certo punto, da voce quasi dal coro, da voce bianca del coro dell'Antoniano, forse per via delle mie tentativi di prodezza, ecco. Cercavo sempre di raggiungere il picco, il massimo di quello che mi era consentito dalla voce, si è mutata ed ha acquisito questo graffiato che si evince soprattutto nelle parti alte, che è del tutto simile a quello di Gaetano. Io non lo riconosco, ma tanti amici musicisti mi hanno continuamente detto che avevo la voce, detto da loro, uguale a Gaetano, e lì, boh, insieme ad altri amici appassionati degli Stadio, ormai da 5 anni andiamo avanti, e abbiamo girato un po' tutta la Sicilia e anche qualche regione del nord. Bene, bene, bene. Siamo felici anche perché sicuramente avremo il piacere, appena ci sarà consentito, no, di poter ascoltare dal vivo anche le vostre canzoni. Ecco, parlando di brani, tra l'altro il nome della cover è proprio Stabiliamo un contatto. Ecco, tra i brani che tu hai modo di non soltanto cantare, no, ma anche di interpretare, ce n'è qualcuno in cui ti rispecchi particolarmente? Guarda, mi emozionano un po' tutti. Forse quello che più mi emoziona, Sì. mi colpisce più di tutti è. È difficile Okay, trovarne dai, ti uno, emoziona talmente ma tanto. mi alzo sui pedali. È un brano dedicato al buon grandissimo Marco Pantani. Bene. Mi emoziono, ho i brividi e ogni tanto scappa anche la lacrimuccia, Ecco, pur vedi, non è essendo uno bellissimo. sportivo. Anche questo concetto, poi Calogero, perché vedi, uno pensa che quando si canta, no, soprattutto quando si fa parte di una cover, come succede nel tuo caso, ci sia semplicemente
una somiglianza vocale, no? O soprattutto una vocazione per quella tipologia di repertorio, vi dicendo. In questo caso, vedi, sapere che nel cantare quelle canzoni, nell'interpretarle, tu rivivi delle emozioni che è evidente, no? In questo caso basta semplicemente anche ricordare quello che stai cantando. Ecco, quanto è importante per te, così diamo anche un appello alle tante band, no? Che vogliono comunque in qualche maniera seguire questa grande passione, perché no, fa neanche poi un lavoro, no? Laddove fosse anche possibile. Ecco, cos'è che secondo te manca alle tante band che vogliono replicare i successi di tanti cantanti o comunque artisti famosi? Forse sarò presuntuoso nel dirlo, ma la nostra concezione di band, di tributo più che di cover, Sì, sì. è proprio quella di tributare qualcosa alla band originale, quindi a quella che noi andiamo ad interpretare. Uso il termine interpretare perché a noi non è mai piaciuto copiare paro paro il brano per come viene fatto dalla band originale. Non ci avvaliamo ancora oggi di diavolerie elettroniche perché, come vedi, sono abbastanza vecchio e non riesco ad adattarmi ai sequencer. Preferiamo esprimere tutto il nostro potenziale live, quindi solo con strumenti suonati dal vivo. E una cosa che molte volte me ne rendo conto pure di rispondere in malo modo, ma non lo faccio assolutamente con cattiveria. Molte persone hanno osservato, per loro era un complimento, guarda, lo fai uguale uguale, lo fai identico. A me sta cosa fa tanto male perché io non ho alcuna intenzione di imitare nessuno. E quello che mi piacerebbe trovare nelle altre band, nei tributi, quelli che si chiamano tributi o cover, è proprio questa, l'interpretazione del brano. Perché sì, è vero, è bellissimo quello suonato dagli Stadio e cantato da Gaetano Curveri, però se ci metti del tuo, secondo me, torni a casa più soddisfatto e la gente forse apprezza di più. Sono d'accordo con te, Calogero, ecco perché lo ricordiamo. In realtà ognuno di noi è unico e speciale, quindi se anche c'è una voce che è molto simile, no? O comunque un repertorio musicale che si va a replicare, è anche vero che prima di essere, tra virgolette, il Gaetano degli Stadi, io comunque sono Calogero, no? Quindi vorrei che per prima emergesse la mia di personalità, che poi in qualche maniera si riflette nell'artista che io sto interpretando in quel momento. Per cui siamo d'accordo con te sul fatto che ognuno deve cercare la sua identità, il suo senso di originalità. Perché vedi, anche in questo, Calogero, ti ringrazio per avermi dato anche modo di poter accennare anche questo consiglio che diamo ai tanti ragazzi e non solo. Siamo alla ricerca di copiare, hai detto il termine giusto, di imitare modelli che abbiamo smesso di concentrarci sulla nostra identità, cioè chi vogliamo essere, chi vogliamo rappresentare, perché altrimenti poi rischiamo di diventare dei cloni, no? Quindi è bellissimo sapere che io, grazie alla musica, ho un cantante in cui mi rispecchio totalmente anche da un punto di vista vocale. È anche vero che io devo prima alimentare la mia vera identità, il mio essere una persona che comunque prima di essere un artista ha un suo io, ha una sua anima, ha un suo modo di pensare, un suo modo di ragionare. Perché oggi, vedi, siamo stati abituati, soprattutto nel contesto musicale, un po' al copia e incolla, no? Vedo quella cosa, funziona, la replico. In realtà, magari riesco anche di subire totalmente, e quindi magari io mi sto anche dimenticando di chi sono in realtà, e alla fine chiedo: ma alla fine che so più, cioè Calogero o sono più gli Stadio, no? Invece sapere che c'è comunque una scissione che poi in realtà va a trasformarsi in questo grande contesto di conciliazione, è lì che poi emerge la vera arte, no? Per cui grazie per averlo ricordato, l'arte deve comunque viaggiare in modo parallelo alla nostra identità, quindi lavorare sulla nostra originalità e fare in modo che se anche sentono cantare Calogero, lo distinguono subito. Guarda, perché quella grinta, quella personalità sicuramente appartiene a Calogero ed è lì che
che sicuramente oggi invitiamo l'artista di riuscire a differenziarsi, perché poi semplicemente una nota non denota il gioco di parole quello che c'è dietro, no? Per cui immagino anche lì, ecco, cosa provi ogni volta, Calogero, che sali su un palco e cosa succede? Cioè, a monte c'è una timidezza che in realtà viene esclusa, o invece proprio c'è questa grande armonia, no, tra quello che tu sei nella vita quotidiana e quello che riesci poi a comunicare durante un palco? Come si vive questa tipologia di emozione quando sei davanti ovviamente a diverse persone che ti stanno ascoltando? Difficile dimenticarlo. Io c'ho, come direbbero alcuni, come dicono, direbbe qualsiasi mio amico, ho la faccia come il di dietro. Sono molto molto sfacciato. Mentre sul palco, ricordo agli inizi, sì? Avevo quasi una sorta di attacco d'ansia, mi si intorpidivano le braccia, mi si intorpidiva il viso, e riuscivo a stento a finire il brano, che ero già, mi sentivo già bloccato. Adesso questa cosa è andata pian piano scemando, sarà l'età, sarà l'esperienza, sarà il fatto che con la mia band mi sento al sicuro. Nel Bello. senso, nel nostro concetto di band non è solo ci vediamo, facciamo le prove, ci incontriamo sul palco e suoniamo. Il nostro concetto di band è famiglia. Quindi si parte per un concerto, si parte tutti insieme in un bottoncino, si scherza fino alla fine. Si mangia insieme, la grigliata è d'obbligo, soprattutto inizio stagione, non Certo. appena il tempo lo consente, noi prima mangiamo, poi si fanno le prove. Siamo una famiglia, quindi ritornando alla tua domanda, sul palco passa tutto, sparisce tutto, dimentico tutto, alle volte anche i testi, purtroppo, e per questo sono costretto a tenere su il leggio. Però veramente passa tutto, è una sorta di medicina, non lo so. Mi ritrovo catapultato in un altro mondo e devono fermarmi, devono proprio placcarmi come si fa nel football americano per fermarmi, perché fluisce tutto con naturalezza. Bene, bene, bello anche l'emozione, no, che ci trasferisci quando parli anche della tua famiglia, no? Perché hai detto un termine esatto, perché lì, ecco, in tutto questo, la musica, come ti ha arricchito? Mi ha arricchito prima di tutto, come ho già ben detto, gli amici veri, gli amici sinceri, persone che incontri per strada, come adesso se ne parla tantissimo, ma sono sempre stati nell'ombra, come i nostri fonici, persone che incontri per la prima volta e con cui devi condividere la tua esperienza di famiglia. Quindi questa conoscenza, questi incontri, per me che sono un animale sociale, una persona che a tutti i costi deve fare amicizia con tutti, è qualcosa che mi ha riempito tanto, mi riempie il cuore di gioia, mi arricchisce tantissimo. Poi, che dire, mi insegno ogni giorno qualcosa di diverso, perché incontri sempre persone diverse, situazioni diverse. E questo ti fa crescere tantissimo, sia a livello emotivo sia a livello umano. Assolutamente sì, siamo d'accordo con te. Ecco, e lì com'è nato l'incontro poi con gli altri componenti, no? Che insieme a te hanno modo di esercitare questa grande passione che poi è anche un'arte, no? Vi conoscevate già prima, vi siete incontrati dopo. Come nasce l'idea appunto di mettersi tutti insieme e dare origine appunto alla tribute band degli Stadio? Col tempo si sono avvicendati diverse persone, diversi musicisti, artisti, nel corso degli anni, perché in tanti per questioni familiari, di lavoro, hanno dovuto abbandonare il progetto, perché è un progetto piuttosto impegnativo. Non ci fermiamo mai se non causa di forza maggiore. Quantomeno una volta a settimana ci incontriamo, ci si confronta e ci si diverte soprattutto. E
arriviamo tutti da ambiti diversi. Abbiamo il chitarrista pop, abbiamo il batterista jazz, abbiamo il bassista symphonic metal e ancora il tastierista rock pop. Ci conosciamo un po' tutti perché viviamo in un territorio che è piuttosto piccolo. Si tratta delle Madonie, è un parco naturale al centro, nel cuore della Sicilia. Ne approfitto per Certo, assolutamente. pubblicizzare un po' il territorio. Un posto bellissimo, venite a visitarlo perché non ve ne pentirete. Lo faremo con piacere, sicuramente. E si tratta di un territorio fatto di paesini piccoli, ma tutti uno vicino all'altro. Quindi vuoi o non vuoi ci si conosce, anche perché si sa, i musicisti non è che siano poi tantissimi, Certo. quindi non è poi così difficile conoscersi. E quindi col passaparola, sai, vorrei creare questa band, vorrei. Mi servirebbe qualcuno che suona la chitarra, chi suona il basso, chi suona la batteria. Uno conosceva l'altro e diciamo ci siamo incatenati col passaparola e siamo Bellissimo. diventati la famiglia che siamo oggi. Bene, bene, molto bello, perché vedi, dietro poi c'è questo grande concetto, no, di condivisione, chi in questo caso come te ha questa grande passione per la musica e poi vedi, è emotivo di stare insieme, di confrontarsi, di crescere, di divertirsi, perché lo ricordiamo, oggi abbiamo anche dimenticato cosa vuol dire divertirsi, no? Perché spesso siamo abituati al concetto di lavoro o di tutt'altro come se fosse quasi più che altro un dovere, no? Un impegno. Sì. Manca quella predisposizione di fare qualcosa con estremo piacere. Per cui sapere che oggi, e infatti l'invito che riserviamo all'uno su mille, decide di dedicarsi veramente a ciò che gli piace, anche perché vedi, quando poi si diventa contagiosi di entusiasmo, e ne è stata la conferma anche come è riuscito poi Calogero a creare, no? Poi anche la sua band, perché lì poi è automatico. Se tra di noi condividiamo passioni, riusciamo a trasferire, no, questo entusiasmo, è chiaro che poi tutto diventa molto più semplice. Per cui abbiamo bisogno di persone che, come te, Calogero, e anche i componenti della band, siano appunto pionieri del voler fare, no? Del divertirsi, ma divertirsi in modo costruttivo, dando spazio a una propria passione, che poi è diventato anche ovviamente un'occasione lavorativa. Ecco, se dovessi dare un consiglio a tutti quei ragazzi che oggi comunque, magari come te, no? Hanno la consapevolezza di amare la musica, perché no? Di avere anche un talento che in qualche maniera replica in modo particolare la voce o comunque delle caratteristiche di altri artisti musicali, vi dicendo, e volessero iniziare questo percorso, cosa ti senti di consigliare? Intanto grazie per il ragazzo, perché mi hai detto ragazzi come te, tutto sono fuorché un ragazzo, anche se nell'animo rimango tale e È quello sa che morirò l'importante. tale. Cosa consigliare? Intanto tantissima pazienza, non deve mancare mai la pazienza. Cosa c'entra la pazienza con la musica? La musica sì, è un gioco, ma può anche non esserlo. Nel senso che se la si prende esclusivamente come gioco non avrai mai un risultato decente. Bisogna impegnarsi, buttarsi a capofitto nelle cose, mettere il cuore in tutto, dimostrazione nel fatto che pur arrivando i musicisti della band, degli stabiliamo un contatto da estrazioni musicali diverse, da generi diversi, ormai c'è una passione e ti dico. Qualcuno di noi addirittura, pur non essendo del suo genere, viene fuori con qualche brano. Dai ragazzi, lo facciamo questo? Cosa che prima mai mi sarei sognato, perché il bassista che suona symphonic metal non gliene può fregare di meno degli stadio. Poi però, sai, ti coinvolge la musica, se fatta veramente col cuore. Con passione e con dedizione, perché non puoi essere un musicista a giorni alterni, non puoi essere un Certo. musicista una volta al mese o una volta all'anno. Il musicista vero sta tutti i giorni, come i miei Alessio, Riccardo, Federico, seduti, poggiati là, accanto al loro strumento, con lo strumento in braccio, nel caso del chitarrista e del bassista, con le bacchette in mano, ad esercitarsi, a studiare e a mantenersi in allenamento.
altrimenti tempo zero, hai finito, Certo, non ecco perché. otterrai i risultati che desideri. Non diventi cantante, musicista, batterista, chitarrista, così come sembra da alcuni programmi TV si possa diventare. Non è così Certo. semplice. Anche perché, vedi, l'ha detto perfettamente Calogero, si parla di pazienza e di perseveranza, no? Il fatto che comunque sarà capitato sicuramente anche a te, alla tua band, di avere magari, che non so, una serata che non è andata come realmente si desiderava, no? Oppure magari la tipologia di esperienze era diversa da quella che pensavi di vivere. Invece, quando c'è poi quel fuoco dentro, che si chiama passione, che si chiama dedizione a quello che si fa e che si ama, è chiaro che poi tutto diventa più facile. Grazie anche per averlo ricordato, perché uno pensa che arrivata a quel punto, no, non ci sia più l'esigenza di mantenere anche quella passione. In realtà no, è esattamente il contrario, perché è proprio lì che tu continui a migliorarti, a perfezionarti, ecco, a trovare magari, ecco, una chiave di lettura nuova, no? Di riuscire anche a rompere un po' gli schemi. Per fare quello bisogna partire dal presupposto che ogni giorno è un punto di partenza, non c'è mai un punto di arrivo, per cui ci deve essere anche quella certezza, anche quella maturità e quell'intelligenza, soprattutto creativa, nel ricordare che comunque tutto deve continuare in quella direzione. Questo è l'invito anche ai tanti ragazzi che pensano spesso soltanto perché vanno a una serata di karaoke, sono bravi, gli fanno i complimenti, da lì prendono e improvvisamente parto con una Sono band e già mi dice. cantante. È chiaro, attenzione. Quindi ricordiamo tutti gli step che ci sono, perché c'è studio, c'è costanza, c'è umiltà, c'è perseveranza in quello che si fa. Se mancano questi ingredienti, è chiaro che poi lì di base, no? Ogni tipologia di passione rischia di venire compromessa già a monte. Sì, ma poi, come ben dicevi, non sempre si riesce ad ottenere alla perfezione ciò che si vuole. Per esempio, un artista si nutre di critico, è indubbio, è indiscutibile. Se non hai il pubblico, magari non hai lo stimolo giusto. È capitato magari di trovarti a suonare, a cominciare il tuo spettacolo con una piazza vuota. Certo. Noi prettamente facciamo spettacoli di piazza. Tu non ti ritrovi spiazzato perché dici a chi sto rivolgendo il mio spettacolo. Ho sempre detto ai ragazzi, ragazzi, noi, che sia uno spettatore, che siano 1.000 spettatori, Certo. dobbiamo sempre dare il meglio di noi stessi. Dobbiamo fare il meglio che sappiamo fare. È capitato anche di trovarsi a montare l'impianto agli ultimi 10 minuti perché fino a 10 minuti prima c'era il pubblico universale. Ovviamente qualcuno dei ragazzi si lamentava perché non riusciva ad ascoltare bene tutti i suoni, perché magari molti non lo sanno, lo spieghiamo velocemente, cerco di essere conciso. Abbiamo delle spie sul palco che ci fanno ascoltare quello che noi stiamo suonando. E ovviamente, come il fonico si impegna a far uscire bene i suoni in modo che il pubblico possa goderne al meglio, così fa solitamente per i musicisti, ma non sempre capita questo perché i tempi sono brevi, perché non si riesce ad ottenere quello che si vorrebbe ottenere. Io ho sempre ripetuto ai ragazzi, ragazzi, noi siamo qui per farlo lo spettacolo, non per ascoltarlo. Quindi l'importante è che riusciate a sentire il minimo indispensabile degli strumenti che vi servono, anche se non li sentite puliti come se foste tra il pubblico, fregatevene. Tanto il nostro fonico è una persona abbastanza brava e capace, sicuramente saprà fare di meglio fuori. Non abbiamo il tempo per organizzarci, da lì la famosa pazienza, quello che è la necessità di armarsi di pazienza e di rendere al meglio senza lasciar trapelare nulla. Assolutamente sì, e grazie per averlo ricordato, no? Anche perché la frase è bellissima, siamo qui per farlo lo spettacolo, no? Non per farlo ascoltare, perché in realtà noi siamo coloro che divulgano in questo caso le emozioni che il pubblico avrà modo di ascoltarci. E poi soltanto, vedi,
e grandi professionisti che hanno l'umiltà, come voi, di poter dire che a prescindere dal numero delle persone, qualora ce ne fosse anche solo una, quella persona ha il diritto di emozionarsi così come se la piazza fosse stata comunque circondata da 50.000 persone. Ecco perché anche lì è lì che poi capisci realmente quanto quello che fai lo stai facendo in modo incondizionato, no? Non è dettato da quante persone ci saranno in piazza, è chiaro, no. Può soltanto far piacere sapere che la piazza è piena, ma laddove anche ci fosse quella persona è sempre meglio sapere che ho avuto una persona che grazie al mio spettacolo si è emozionata, piuttosto che avere 10.000 che alla fine non hanno provato nulla e sono rimasti totalmente indifferenti allo spettacolo. Ecco perché poi è chiaro, per fortuna, come accade anche nel caso vostro, invece ci sono tantissime persone e hanno tutte la possibilità di poter vivere al massimo anche il messaggio che volete divulgare attraverso le vostre canzoni. Calogero, guarda, è stato veramente bello raccontare anche un po' questo percorso. Abbiamo nominato concetti molto nobili come famiglia, come divertimento, come passione, costanza, umiltà, perseveranza, per cui tutte parole che sicuramente custodiremo anche dopo l'intervista per ricordarci e ricordare anche ai tanti che volessero dare spazio a questa passione, tutti quelli che sono gli ingredienti necessari per poter proseguire in questo percorso. Ecco, io adesso una richiesta non posso non fartela, no? Perché io, se tu fossi sempre d'accordo, io so benissimo, è chiaro, no? Che comunque anche i profani come me sanno benissimo che è necessario avere dei tempi di riscaldamento della voce, vi dicendo. Siccome ti ringraziamo a prescindere del regalo che vorrai farci, possiamo salutare i nostri amici ringraziandoli per averci seguito anche in questa puntata con un brano a tua scelta, una piccola anche strofa, insomma un ritornello che puoi dedicare a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando. Mi spiace questa richiesta perché però come non accontentarla, ci proviamo e ti ringraziamo. Ma non assicuro il risultato perché come lo sappiamo, ecco perché apprezziamo a prescindere, perché è chiaro, no? Lì nulla era preparato, ecco perché è stata una richiesta che sono sicuro tutti apprezzeranno per aver anche dato spazio, no? a questa tipologia anche di concessione vocale che verrà fatta ai nostri amici, quindi comprendiamo perfettamente tutti i disagi che ci possono essere, ma apprezziamo come sempre la tua grande volontà di metterti in gioco, di divertirti così da poter anche contagiarci con questo messaggio. E allora, visto che si parla di amici, e sì? Visto che uno dei brani più famosi degli stadio, penso lo conosceranno praticamente tutti, è quello che contiene la parolaccia, si può dire la parolaccia... Ma tanto siamo grandi e vaccinati, dai, è consentito. Sicuramente anche la nostra direzione consentirà in questo caso. È grande figlio di puttana, è uno che ruba anche la luna se la deve dare a te. Vero amico, quello vero, quello sincero. Quindi, grande figlio di puttana, ma che amico per me, uno che ruba anche la luna se la deve dare a te. Grazie, grazie Calogero, l'applauso veramente da parte di tutti, perché grazie, nonostante è stata lì fatta a momento, però già ecco è evidente, no? La grande passione oltre che la grande somiglianza che vai a interpretare, per cui noi saremo felici, ci auguriamo a breve di potervi anche seguire dal vivo. Troveremo anche modo di scoprire anche la tua meravigliosa terra. Un saluto e un abbraccio anche a tutti coloro che fanno parte della band e noi saremo felici, ci auguriamo presto di poter ascoltare proprio dal vivo tutte quelle che sono le emozioni che sono in grado di regalarci, in questo caso la nostra grande possibilità di divulgazione che si chiamano Stadio con Stabiliamo un Contatto. Ecco, una parola, una frase molto importante che oltre ad essere il titolo rappresenta anche un po' il concetto, un'esigenza attuale, no? Questa grande volontà di ristabilire siamo un contatto e noi saremo soltanto felici di poterlo ristabilire grazie alla tua preziosissima e bellissima anche band. Quindi salutaci tutti, un abbraccio forte e noi vi auguriamo il meglio. In bocca al lupo per tutti e a presto. Ciao Calogero. Un abbraccio a voi, grazie mille per l'accoglienza, grazie per tutto. Grazie a te Calogero, ciao. Ciao.